mio canale. Allora, nel video di oggi mi farete compagnia nella mia giornata, diciamo, in quello che faccio, insomma, di solito quasi tutti i giorni, più o meno. E tra le altre cose, siccome ho già iniziato ad editare il video perché l'avevo già iniziato a girare, mi sono resa conto che non avevo appunto fatto il saluto iniziale, insomma l'introduzione, perché siccome avevo girato due vlog contemporaneamente, ero convinta di aver salutato anche qua e invece non l'ho fatto, e quindi lo sto facendo ora, quindi diciamo nel futuro rispetto al video. Niente, quindi come vi dicevo, mi fate compagnia in questa giornata tra le varie pulizie, insomma le mie routine giornaliere, che ripeto sono più o meno quasi tutti i giorni quelle, quindi tra lavoro, pulizie e in questo caso anche spesa, insomma c'è un po' di tutto. E a proposito di questo, tra le altre cose, mi era quel giorno arrivato il corriere di Vrochet, mi era arrivato con l'ordine relativo all'album 7. In realtà io già vi ho mostrato il video dell'album 8, per cui vabbè è vecchio, ma ve lo faccio vedere proprio super velocissimamente, cioè tipo 2 minuti in tutto, perché so che insomma spesso alcune ragazze di voi mi chiedono, insomma mi dicono che gli piacciono questo tipo di video, spacchettamenti e Vrochet, quindi ecco ve lo faccio vedere proprio velocissimamente perché non voglio neanche star lì a stancare troppo. E niente, quindi adesso vi faccio vedere il pacco e poi dopo procediamo anche con una piccola spesuccia che abbiamo fatto. Allora, lo andiamo a vedere velocemente insieme. Qui ho già appunto spacchettato tutto. Intanto vado a togliere la fattura. Intanto una cliente mi ha ordinato questi due sciroppi, sia il Defilin, questo qua SOS Detox, sia quest'altro che invece è il drenante. Mi sono state ordinate tutti e due. Poi un'altra cliente mi ha ordinato queste qua, che sono le fiale anticaduta. Poi anche questo bagno schiuma qua, questo è il gel doccia concentrato, questi sono quelli nuovi, e questo qua alla vaniglia, e dovrebbe averne preso anche un altro, eccolo qua, al mango, questo qua l'altro al mango. Questi sono spettacolari, sono appunto i nuovi usciti, e la cosa bellissima è che vedendoli così piccolini a volte le persone si spaventano, ma veramente di questi sono molto molto concentrati, quindi ne basta una sola goccia e fa veramente tantissima schiuma, al pari delle confezioni quelle là grandi. E invece ecco, così innanzitutto si risparmia tantissima plastica e poi sono comodi anche da portare in giro tipo nei viaggi eccetera. Poi sempre la stessa cliente mi ha ordinato questo qua, che è il gel gambe leggere, per appunto quando si ha quella sensazione di appesantimento sulle gambe, di pesantezza, insomma così, questo va a alleggerirle tantissimo, e è fatto con radice di ficaria, se si dice così, non lo so. Poi abbiamo qua una crema contorno occhi della Rich Cream, questa qua per diciamo pelli mature. Dopodiché, io per questa volta non ho fatto grandi ordini, allora io ho preso, adesso vi faccio vedere, per me ho comprato le nuove maschere, che sono queste, le ho prese tutte quante, ne ho prese una di ognuna. Dove è andata a finire? Ecco, ne ho presa una di ognuna perché le volevo troppo troppo provare. Allora c'è questa qua che è, mi metto qua se no non metto a fuoco, c'è questa qua che è quella rigenerante con calendula bio, ma sono veramente spettacolari, ero super curiosa, non vedevo l'ora che mi arrivassero. Allora quest'altra invece è quella in gel, quindi ha una texture più in gel, ed è quella purificante con menta piperita bio. Poi abbiamo questa che è stupenda perché è una mousse, è una mousse calmante con camomilla bio, ed ha appunto una consistenza proprio fatta a mousse, poi ve le farò vedere comunque tutte quante. E l'ultima, questa rosa, è invece quella luminosità, quindi quella illuminante con Antemisa Bio, e appunto sono curiosissima di provarle tutte perché sono veramente spettacolari. Poi sempre per me ho fatto una piccola scorta, ho ordinato questi soliti balsamo labbra, questi qua al cocco, perché appunto sono quelli che in assoluto preferisco di più. Invece una mia cliente mi ha ordinato questo qua alla mora. Dopodiché cos'altro c'è che non vi ho fatto vedere? Qua mi pare di aver fatto vedere tutto. Ah no, per un'altra cliente ho preso questo qua che è il latte detergente Serum Vegetal. Questo qua l'ho preso anche per me, lo uso anch'io e mi piace tantissimo perché trovo che vada ad illuminare un sacco il viso, e quindi la sto usando anch'io. E sempre la stessa cliente mi ha preso questa matita per gli occhi, è la matita appunto per gli occhi marrone,
questa qua temperabile. Poi ogni 15 euro di acquisto su tutto l'album c'erano in omaggio queste qua, che sono praticamente dei campioncini sulla nuovissima linea che è uscita con questo album, e veramente tra l'altro non vedo l'ora di provarli. Si poteva scegliere tra questo, che è quello praticamente per i capelli ricci, è una crema modellante per i capelli ricci, oppure questa qua che invece è una crema lisciante, quindi per i capelli lisci, ed è strepitosa. Io già mi sono segnata, l'ho messa in ordine per me, insomma, perché assolutamente la dovevo provare. Si poteva scegliere, però so che una delle due era finita, non mi ricordo quale, e quindi non so se sono arrivate giuste. Comunque, se non facciamo così, ce la faccio, eh? Ok. Sono tutte queste qua praticamente, questi qua sono tutti i campioncini di queste linee, sono questi, anche questo, credo, no, questa è la maschera, ok, sono tutti qua. E quindi ecco, questi qua li andrò a dare poi alle clienti. E infine sotto c'è l'album, questo che è quello vecchio, insomma, da cui ho fatto quest'ordine, e questo invece che è quello che c'è attualmente. Non ce ne sono tanti, perché questa è la seconda parte di ordine che ho fatto da quest'album, quindi tutti gli altri, la quantità di album, questi qua l'avevo già ordinata nel primo ordine che ho fatto dell'album. Tra l'altro sta salendo un profumo pazzesco e non capisco da cosa arriva, non capisco se sono i bagnoschiuma o se sono le maschere, comunque profuma tutto tantissimo. E questa era appunto, poi vabbè, c'è il solito sacchettino, e questa era appunto la seconda parte di ordine dell'album 7. Non vi avevo più fatto vedere che poi alla fine per quell'orologio ho seguito il vostro consiglio e l'ho messo appunto qua nella cappa. Che ne dite, come ci sta? A me alla fine piace tantissimo, non ci avevo proprio pensato a metterlo sopra la cappa, invece mi piace veramente tantissimo. E quindi niente, grazie veramente tantissimo per tutti i consigli che mi avete dato e che mi date sempre. Abbiamo fatto un pochino di spesa, non tante cose, proprio giusto quello che mancava, sia all'S lunga che all'MD. Adesso vi faccio vedere proprio al volissimo. Allora, abbiamo preso intanto le sottilette, queste qua sono le mie preferite. Ho provato un sacco di volte anche quelle tipo dell'MD eccetera, che sono buone, ma queste secondo me sono imbattibili, perché sono, a parte che si sciolgono benissimo, ma poi hanno tipo un po' un retrogusto dolciastro, non so, mi piacciono un sacco. Poi abbiamo preso questo scotch qua, quello per chiudere i pacchi, perché non ne avevo più per le varie spedizioni, quindi ho fatto scorta. Poi abbiamo ripreso questo qua, che è il caffè ginseng, che come vi dico sempre è il preferito di Filippo, lui ci fa colazione al mattino. Abbiamo preso questi qua, i cereali Nesquik, questi invece sono quelli che mangia Nikki. Poi il Dietor, che tra l'altro ne ha presi due, erano due, cioè sono due, ne ha presi due perché erano in offerta, soltanto che questo l'ho già aperto perché l'avevo finito e mi serviva, e niente, appunto, essendo in offerta ne ha presi due. Qua c'è tutta la scorta di latte, che siccome lo beviamo sia io che Nikki, ha fatto già un po' di scorta, così per un po' ce ne abbiamo, che è quello all'avena della marca Esselunga Equilibrio, ed è buonissimo. Qua ci sono i miei biscotti, questi qua, le ciocco frolle, che sono praticamente, vi do conferma che sono cambiate le confezioni rispetto a quelli di prima, e niente, questi sono quelli appunto senza zuccheri aggiunti, con farina integrale e cioccolato, e sono buonissimi. L'altro pacchettino erano tipo più sottili e più slungati, non mi ricordo di preciso il nome, ed erano tre in ogni sacchettino, questi sono più piccolini ma un pochino più alti, ne hanno messi 4, ma la quantità è sempre la stessa, le calorie sempre le stesse, i grammi, insomma è rimasto tutto identico. Poi con l'S lunga abbiamo finito, all'MD invece abbiamo ripreso le solite piadine, che sono buonissime, anche Nikki ne va veramente matto, sono veramente buone buone, le trovate nel banco frigo, e sono quelle romagnole alla riminese. Poi abbiamo preso la birra, questa qua, che appunto è quella che beve Filippo, che tra l'altro è nella confezione di plastica, quindi è comodissima. Poi qua c'è la carta casa, ne abbiamo presi due confezioni. Poi c'è anche la carta igienica, sempre due confezioni. Poi qua abbiamo preso un po' di pasta, aspettate che levo un po' di cose. Abbiamo preso spaghetti, questa marca qua tra l'altro la prendiamo sempre, Zia Maria, ed è buonissima. Spaghetti, poi abbiamo preso queste che sono le penne rigate e i tortiglioni, sempre i sacchi quelli grandi. Poi abbiamo fatto una scorta, Filippo ha voluto fare scorta degli affettati perché appunto era in offerta, quindi ha preso un po' di tutto, mortadella, qua cosa c'è, prosciutto cotto e prosciutto cotto, il crudo, il salame Milano,
insomma c'è un po' di tutto, altro crudo e insomma un po' di scorta degli affettati. Poi qua ci sono le olive nere, quelle leccine, di qua le melanzane a filetti, che anche queste piacciono tantissimo a Cannichi, e infine qua dietro c'è una bottiglia di aceto che era finito e quindi l'ho ricomprato. E niente, questa appunto era la spesa, poche cose, come vi ho detto era proprio giusto quello che avevamo finito, che avevamo mancato, che ci mancava. Poi prossimamente andremo per fare insomma la scorta quella settimanale, intanto abbiamo fatto questa piccola spesa. Avevo preso qualche giorno fa l'MD, questa base per pizza verace, questa spessa, quindi è quella che rimane alta. Adesso la vado a condire, la vado a preparare, così la proviamo. Ho qua la salsa, vabbè questa è quella della Lidl, è comoda perché almeno è piccola e dovrebbe bastarmi, anzi penso che mi avanza per questa. E poi qua la mozzarella per pizza, e così vediamo quello che viene fuori. Allora, sono andata a bucare la base, ho preparato qua il pomodoro con origano, un filo d'olio e sale, e adesso la andiamo a condire, così la metto direttamente in forno. Avevo già provato l'altra volta quella con la confezione rossa, che praticamente è più sottile ed era molto molto buona. Certo, ovviamente mai come quella fatta in casa, però quando uno vuole fare una cosa veloce insomma è veramente, si fa veramente in un attimo. E adesso proviamo questa. Ecco qua il risultato finale, pronta da tagliare. Tra l'altro è venuta bella alta ed è anche abbastanza soffice, quindi sono curiosissima di assaggiarla. No vabbè, ma guardate quanto è bella alta. Non vedo l'ora di assaggiarla. Il rumore sottofondo è l'asciugatrice, intanto ha veramente un bellissimo aspetto. Allora, intanto qua sì, non fate caso, mi sono tolta lo smalto nel frattempo perché vorrei mettere l'altro, insomma volevo cambiare, e sto iniziando a preparare tutti i sacchetti, anzi ho iniziato a preparare i sacchetti, adesso li preparo per bene con tutti i vari campioncini, preparo gli album e in modo tale che appunto vado a metterci dentro tutti quanti i campioncini, preparo tutto quanto. Qui ho tutto, alcuni insomma dei campioncini che ho, di creme, profumi, trucchi eccetera, e così almeno sono pronti per la consegna e così terminiamo tutto.
Buongiorno, allora oggi stiamo finalmente mettendo la piscina, non vedevo l'ora. Adesso ovviamente l'abbiamo appena sistemata, dobbiamo ancora lavarla per bene, cioè rilavarla, perché l'abbiamo lavata anche prima di metterla via ovviamente, e poi va finalmente riempita. Vabbè, qua c'è ovviamente lo stendino perché finalmente una bellissima giornata di sole, e quindi niente, sono troppo felice, non vedo l'ora. E tu Fuvi, amore? Sei contenta? Adesso mettiamo fuori anche la tua, Nel frattempo qua abbiamo preparato un sugo di carne oggi con qualche pezzettino di salsiccia, così almeno abbiamo sia il primo che il secondo. E qua invece io sto preparando la pasta fatta in casa. Ho fatto l'impasto con la farina questa qua di semola e sto facendo i cavatelli, quindi si fa praticamente prima, diciamo, un salsicciotto, si taglia poi tutto a pezzettini così, e poi si va a fare questo lavoro con le mani. Adesso mi velocizzo così finisco tutto l'impasto. In sottofondo ennesima lavatrice che sta andando. Vedete, vengono un po' praticamente cavi all'interno. Mettiamo un pochino più di farina. E adesso vado a finire tutto questo impasto, che ne è venuto anche un pochino tanto, però vabbè, magari quello in più diciamo che lo vado a congelare, così c'è anche per un'altra volta. Vado avanti. Eccomi nuovamente io, perché quel giorno poi tra una cosa e l'altra era rimasto là così il vlog, e niente, tra l'altro cavatelli buonissimi, vi giuro buonissimi. La piscina adesso è completamente riempita, è pronta all'uso, quindi non vedo l'ora di usarla, perché ancora non abbiamo fatto nessun bagno perché tra il fatto del lavoro non c'è tempo, poi c'è stato anche questi giorni, ha piovuto anche, e niente, quindi anche quella è fatta. Spero che questo video vi abbia fatto compagnia, perché sicuramente voi ne avete fatta tantissima a me durante tutta la giornata. Vi ringrazio tantissimo per averlo visto, vi aspetto al prossimo e vi mando un bacione. Ciao!